Per la prima volta nella storia, una delegazione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, di stanza presso la base di Sigonella, ha fatto visita alla città di Nicosia. La giornata d'incontro con i militari americani è stata fortemente voluta ed organizzata dai docenti dell'Istituto Superiore Alessandro Volta di Nicosia, diretto da Felice Lipari, con l'ausilio delle insegnanti Marianna Di Leonforte, Adriana Livoi e Carmela Messina. Hanno partecipato gli studenti del corso CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio, la terza A, la quarta A e la quarta B. Questi allievi già nel mese di marzo si erano cimentati come aspiranti Cicerone durante le giornate FAI. La valorizzazione delle bellezze locali nicosiane passa attraverso anche la formazione delle nuove generazioni e questa volta l'impresa è stata più ardua in quanto le spiegazioni agli illustri ospiti andavano date in lingua inglese. L'accoglienza di una decina di Marines americani, accompagnati dal cappellano della base Arthur Briggs e dall'addetto stampa Alberto Lunetta, è avvenuta all'interno dell'aula magna dell'istituto con il saluto del dirigente scolastico Felice Lipari. Gli studenti hanno potuto porre delle domande in inglese agli ospiti. L'intero gruppo si è mosso successivamente per le vie del centro di Nicosia, prima breve tappa davanti al palazzo Mallia in via Fratelli Testa. Proseguendo lungo la centralissima via, la successiva tappa della visita alla città ha visto il gruppo dei Marines ospiti del Palazzo Cirino, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Timpanaro. All'interno, i militari americani hanno potuto ammirare il celebre giudizio di Paride del pittore Attanasio e la celebre collezione di macchine antiche da scrivere. Un'altra fermata doverosa presso la cattedrale di San Nicola, all'interno della chiesa, in fase di restauro, hanno potuto ammirare tra l'altro il celebre Padre della Provvidenza. Nel palazzo comunale, prima nell'androne e successivamente presso l'aula consiliare, il gruppo dei Marines è stato accolto dal sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, dagli assessori Ivan Bonomo e Pino Castello, insieme al presidente del consiglio comunale, Anna Rita Consentino. È stata l'occasione per un ulteriore invito il 2 luglio, in occasione dell'inaugurazione del busto in bronzo donato dal Rotary di Nicosia, raffigurante Ferdinand Pecori, il celebre magistrato italo-americano nato proprio a Nicosia, che negli anni 30 portò alla sbarra l'intera finanza corrotta di Wall Street. La visita è proseguita poi verso il Palazzo Baronale Salomone, aperto per l'occasione del progetto didattico curato dal primo circolo didattico Carmine, in sinergia con diverse realtà associative presenti sul territorio: Ecomuseo Petrarasgotto, Fidapa, Prologo e Moica. In questa occasione è stata mostrata dai piccoli alunni delle elementari la vita dentro e fuori il Palazzo Baronale, vestiti con abiti ottocenteschi che ricordano la vita baronale del XIX secolo. I piccoli alunni hanno recitato e cantato in onore degli ospiti ed hanno illustrato diversi luoghi del palazzo, dalle stalle con le carrozze, fino ai salotti, il giardino e la celebre e ricca biblioteca. La visita si è conclusa con un rinfresco presso l'Istituto Volta. Gli ospiti della base di Sigonella hanno potuto assaporare le prelibatezze del territorio, soddisfatti per la visita effettuata e lasciando la promessa di ritornare almeno altre 2 volte per altre occasioni di valorizzazione del territorio ed uno scambio culturale di sicuro arricchimento.